Andiamo a dormire. Rendere felici tutti, ma anche così. Comunque, pensiamo a domani. Dormiamo. Morgana, torna qua sul letto, su. Oh, stiamo per rivivere di nuovo un sogno, eh? Ma guarda un po'. Oh, ma guardami, di nuovo in catene. Ne è passato di tempo. Oh, da quanto? Che poi non è neanche così tanto, saranno 2 settimane che non ci vediamo. 3. Sono finalmente riusciti a raggiungerti. Che sta succedendo? Sei stato nuovamente imprigionato. Non dal dio del controllo, ma da un'entità diversa che ti ha vincolato attraverso il tuo futuro. Ma hai creduto nel libero arbitrio e nei tuoi legami, restituendo ai tuoi amici le loro realtà. Sei nuovamente sul punto di assimilare una realtà potenziale. Il nostro incontrarci di nuovo in questo luogo è una prova sufficiente. Pare sia giunto il momento. Che cosa faccio ora? Noi siamo mere creature che assistono gli uomini mentre compiono la loro volontà. Devi essere tu a definire il tuo percorso e le azioni da intraprendere. Grazie dell'aiuto. Se lo spirito di ribellione vive ancora in te, allora ci rivedremo sicuramente. A presto allora. Sempre di meno, eh? Oh, ma guarda, si torna a scuola. Te l'ha detto Lady Lavenza? Dovremmo raccontarla a tutti gli altri. Riuniamoci dopo la scuola. Buongiorno. Sentite, non riesco a credere a quello che ho cercato di farvi. Non so davvero come scusarmi per quello che è successo. Ah, avanti, non ce n'è bisogno. Ma soprattutto, come stai? Fisicamente sto bene, ma mentalmente, sarò onesta, mi sento tutta sottosopra. Va tutto bene? I miei ricordi sono annebbiati e ancora non ho elaborato bene il tutto. Avrò bisogno di restarmene sola per un po' a riflettere, per capire cosa fare di me stessa. Ok, tutto il tempo che hai bisogno. Oh, che bello rivederla a scuola. La mia spalla è a posto, perché lo chiedi, coach? Posso seguire anche le lezioni extra, voglio studiare di più, certo. Questa classe è fantastica, niente bullismo o cose del genere. È proprio una realtà inventata. Mi spiace, dopo la scuola o il club, tornate pure a casa senza di me. Oh, club, pensavo fosse del club vai a casa. Ok, va bene. Quello era un insulto? Felice anno nuovo a tutti, avete fatto i compiti, vero? Il prossimo anno ci saranno i vostri esami d'ammissione all'università, vi conviene prepararvi già da adesso. E non combinate guai, altrimenti figurerà nel vostro curriculum, comportatevi bene, ok? Bene, è ora di ritirare i vostri compiti. Chi è di turno? Tu hai studiato? Beh, non che ci sia stato tempo per farlo. Giustamente, abbiamo salvato il Natale, il mondo e ora siamo di nuovo incasinati, ma pensa un po' alla vita. Siamo tutti riposati? Più o meno, ho fatto correre così tanto la mente che mi sono addormentata senza accorgermene. A chi lo dici? Io ho cercato di rimettere ordine nei miei pensieri, ma mi piacerebbe comunque sentire la vostra. Devo aggiornarvi su una cosa. Oh, davvero? Va bene. Allora ci vediamo al ritrovo dopo la scuola. Ricevuto. Perfetto, mi farò ritrovare lì. Dobbiamo assolutamente aggiornare gli altri riguardo a Lady Lavenza e anche pensare ai nostri piani da qui in avanti. Va bene. Intanto facciamo passare questa giornata di scuola. Tin tun, tin tun. Ed ecco tutto. Dobbiamo scegliere il nostro percorso, eh? Anche ci aveva detto che avremmo dovuto stabilire cosa fare da qui in avanti. Pare avesse ragione. Eh beh, certo. Non possiamo accettare questa realtà. Ma questo significa che dovremmo batterci con Maruki, vero? Sì, esatto. Dovremmo affrontarla e rubargli i suoi desideri. In un certo senso è il solito lavoro per noi. Il dottor Maruki è un uomo con un desiderio distorto, ma quel desiderio è soltanto un auspicio di felicità per tutti noi, o sbaglio? Devo ammetterlo, non è niente di simile ai desideri della feccia di Shido e Kamoshida. I ladri fantasma risvegliano il cuore dei malvagi, mentre il dottor Maruki è diverso. Beh, penso che ognuno di noi sappia già qual è la cosa giusta da fare. Haru ha ragione, il dottor Maruki non è affatto un adulto di merda. La fu-
fuori, c'è un sacco di gente che vive felice in questa nuova realtà. Chissà, magari il dottor Marucchi sta effettivamente facendo la cosa giusta. Eppure abbiamo ancora tutti l'impressione che questa realtà sia sbagliata. Dico bene, decidiamo noi cos'è giusto. Così avevamo concordato, seguendo Phoenix nel palazzo. Se risvegliamo il cuore del Doc, serve a sistemare la nostra realtà. Allora devo provarci. Quindi qualcuno dica qualcosa. Ah, scusa Ryuji, stavo solo pensando che hai assolutamente ragione. Risveglieremo il suo cuore non per cambiare la società, ma per riavere la realtà in cui crediamo. Non mi sembra affatto male. Allora siamo tutti d'accordo. Esatto. Bene, la nostra prossima mossa è piuttosto chiara. Torniamo nel palazzo. Esatto, Marucchi ha detto che sarebbe stato pronto a combatterci se avessimo deciso così. Dobbiamo quindi presumere che si aspetti la nostra infiltrazione nel palazzo. Ora che ci penso, vi ricordate quella cosa sul piegare la realtà? Perché Doc è in grado di farlo? Mi stavo chiedendo la stessa cosa. Anche se fosse il più grande esperto di scienza psicognitiva, non basterebbe. Se intendiamo davvero combatterlo, ci conviene prima raccogliere altre informazioni su di lui. Eccole qua le informazioni. Ah no, è Lavenza. Buongiorno, è Lavenza che parla. Lavenza? Eh? Il vostro spirito di ribellione ha raggiunto nuove vette. Vorremmo assistere quello spirito, se siete d'accordo. Sarebbe d'aiuto. Aspetta, ma come fa a chiamarti? E come sa a che livello sono i nostri spiriti? Ti ha messo una cimice nel telefono? No, quello lo fai tu, Futaba. Il suo tempismo è stato fin troppo perfetto. Forse l'ha fatto davvero. Non sono ricorsa a nessun tipo di sorveglianza telefonica. A quanto pare riesce a sentirti. Vorrei dirvi una cosa riguardo la vostra situazione attuale. Tuttavia riesco a comunicare in questo modo per un tempo limitato. Incontriamoci di persona, domani. Dove? Forse sarà meglio che scelga un luogo facilmente raggiungibile da tutti. Pertanto, riuniamoci presso la vostra scuola. Alla Shujin! Aspettate, verrà a scuola! Può farlo sul serio! Bene, ci vediamo domani. Ha riattaccato. Davvero verrà a scuola? Cioè, entrerà dall'ingresso come se nulla fosse. Non so bene cosa pensare. Ma visto che abbiamo definito il nostro obiettivo e Lavenza ci ha offerto il suo aiuto, lo considererei un progresso. Non ci resta che affrontare la misteriosa discussione di domani e decidere di se unirci ad Akechi. Stando alle parole di Phoenix, sembra che Akechi condivida davvero il nostro obiettivo, però... Beh, io penso che dovremmo collaborare. Ah, anch'io. Sei sicura? Il dottor Marucchi è abbastanza potente da modificare la realtà. L'aiuto di Akechi sarebbe prezioso. E poi, anche se dovesse tradirci di nuovo, ci basterà sbarazzarci di lui. Ci penso io. Allora è deciso. Incontriamoci domani alla Shuji. Penserò io come fare entrare Yusuke Futaba. Apprezzo l'impegno, grazie. Va bene, torniamo a casa per ora. Sì, chi è? Quindi pensate che Lavenza ce la farà venire a scuola? Spero che non si perda o altro. Già, ma poi non credete che sia una pessima idea andarsene a Zonzo vestita in quel modo? È vero, speriamo che nessuno le crei problemi. Nel caso ti conviene escogitare qualche buona scusa per lei, Phoenix. Ci penso io. Cosa potresti mai dire? Come nuovo studente non hai molte opzioni. Di semplicemente che la tua sorellina è una cosa così. A ogni modo sono certo che ci contatterà nel caso in cui le cose dovessero complicarsi. È vero, possiamo fidarci di Lavenza. Concordo, facci sapere se dovesse esserci cambi di programma, Phoenix. Buonanotte a tutti. Perché Lady Lavenza ha scelto la scuola per un incontro? Non vorrà mica perlustrare il posto. Può essere. Lady Lavenza verrà a scuola. Può solo significare che ha qualcosa di importante di cui parlarci. Sentiamo cosa da dire. Posso almeno decorare la stanza? No, eh? Va bene, andiamo a dormire. Vuoi prenderti una pausa per oggi? Vorrei pensarci un po' meglio. Va bene, dormiamo. Rucate, sulle coperte. Ah. Ehi. Scusa, non è niente. Perché mi svegli allora? Non mi sembra nulla di che. Stavo solo ricordando ciò che è successo quella notte. Ricordi, vero?
la notte prima di entrare nel memento per distruggerli, chiudendo finalmente i conti con Shido. Ricordi che ho detto di aver finalmente trovato il mio posto? Anche se l'ho detto e lo credevo davvero, sono comunque caduto dritto nelle mani di Maruki. So che ormai è ovvio quanto io desideri essere umano. Più di una volta ho pensato che mi avrebbe dato qualche possibilità con Lady Anne, ma... quel che ho fatto è stato pessimo. È assurdo che mentre me la spassavo tu cercavi di aiutarci. Ma sei tornato? Beh, sì, è vero, ma... era la cosa migliore da fare. Ora che ci penso, sei stato tu ad aiutarmi fin dall'inizio. Cavolo, al nostro primo incontro ero chiuso in una prigione. Non sono per niente figo. Ma sei davvero forte? Basta con queste smancerie. Non c'è bisogno di dirmelo due volte, però. D'ora in poi sarò davvero forte. Sai cosa? Ora ti faccio una promessa. Da adesso in poi voglio essere più indipendente. Ho continuato ad affidarmi a te perché nel profondo credevo che avresti capito tutto di me. Ma tutto questo cambierà. Mi ergerò fiero da solo sulle mie zampe. E la prossima volta sarò io a proteggerti, te lo prometto. Bello questo momento. Ah, terzo risveglio. Zoro e Hermes. Anche loro adesso hanno una persona fusa. Hey! Ho scoperto un nuovo... No, il mio potere originale. Mercurio, la persona di Morgana, si è trasformata in Diego. Miau. Bene, ora di servire a Maruki quel che si merita. Chiunque tenti di prendersi gioco di noi in quel modo se la va a cercare. Facciamo del nostro meglio. Giusto, scusa ancora per la seccatura. Tu ed io diventeremo dei complici ancora più uniti. Beh, le cose si faranno ancora più frenetiche domani. Andiamo a dormire. Allora, Morgana è presenza maestosa e spirit miracoloso. Aumenta l'effetto delle abilità curative degli alleati. Potresti ridurne il costo degli SP. Unisce due abilità insieme: riduzione SP e molto più cura. Che poi, non è tanto utile visto che cura le alterazioni, ripristinano tutti gli HP. Cioè, nel senso, non c'è più il... ti ricarica il 50%, per dire. Però c'è da dire che comunque Diego è figo. Con quei baffoni blu. Mamma mia, che tamarro però con quell'orologio e il tatuaggio. E lo mettiamo al posto di colpo miracoloso. Sprint miracoloso è una delle abilità più potenti in fatto di critico. È tipo l'abilità col critico più alto possibile. Benvenuta in squadra. E tra l'altro Morgana, se giochi bene con tutti i confidant, a prescindere da tutto, comunque è l'unico confidant che questo risveglio lo fa a prescindere. Sta per iniziare un nuovo anno. Sembrate assonnati, avete iniziato l'anno nuovo a letto. Lo shugatsu è stata la scusa per oziare? Santo cielo, lo shugatsu non dovrebbe essere una scusa per rilassarsi, sapete? Accogliamo le divinità Toshigami decorando le case con... Kodamatsu, Kagami, Mochi e Shimenawa. È una delle tradizioni più antiche del Giappone. Anche la fioritura dei ciliegi e il giorno dei bambini servono a commemorare spiriti e divinità. Il Giappone ha molti dei, perciò è naturale che ci siano molti eventi e rituali per celebrarli tutti. È un'espressione che si riferisce a tutti gli dei Shinto come collettività. Qualcuno la conosce? Bene, Takamaki-san, scommetto che hai dormito per tutto lo shugatsu. Cioè... Ehi, Lady Anne è chiaramente in preda al panico. Fai il bravo ragazzo, aiutala. Che sfortuna. E non ho nemmeno dormito per tutto lo shugatsu. Phoenix, ci sei? Ehi, puoi darmi un suggerimento? È un'espressione che ha a che fare con gli dei, ma è un po' astratta, giusto? Che cosa dovrebbe dirci degli dei dello shintoismo? Quanto sono numerosi dei? Sì, credo sia così. C'è un numero specifico, vero? Com'era quell'espressione, quella che riguarda quanti dei ci sono nello shintoismo? Gli 8 milioni di dei. Sì, credo anch'io. Perciò gli dei dello shintoismo si chiamano gli 8 milioni di dei. Minchia, quanti dei che avete? Esatto. Li chiamano Yaoya... No, non riesco a dirlo. Yaoyoruzu no Kami, o gli 8 milioni di dei, anche se non sono davvero così tanti. Yaoyoruzu è sostanzialmente un'abbreviazione per una miriade di dei, un numero incalcolabile.
Nell'antichità i giapponesi credevano che gli dèi abitassero in ogni cosa. Con tutte queste tradizioni possiamo dire che certe credenze influenzano le nostre vite ancora oggi. È una cosa magnifica, davvero. Dobbiamo preservare la nostra storia. Bene, Lady Anne sembra sollevata. Sono stato bravo anche se non ho studiato, hai visto? Ci sai fare con lo studio, notevole. Beh, che ti devo dire? Sei stato incredibilmente occupato di recente, non dimenticarti di pranzare. E per quanto riguarda me, mi raccomando, ordinami del pane e marmellata e... Io... Inseguiamola. Sì, andiamo. Ciao, sono una farfalla luminosa. Ehi, seguila e non perderla di vista. Veramente sono già oltre la farfalla, però va bene lo stesso. Lavenza, non correre via. Ehi, l'hai vista? È scesa al primo piano. Non c'era bisogno di dirlo, però va bene. Dove diavolo vuole andare? Andiamo, e ora dobbiamo seguirla. Ah, sta entrando lì. Finalmente. Puffete. L'infermeria, che succede qui? È come nel mio sogno. L'hai vista anche in sogno? Strano. Beh, non importa. È inutile pensarci adesso. Entriamo in infermeria, presto. Eccomi. Qua, tra l'altro, c'era anche Maruki. Puffete. Lady Lavenza. Salve, grazie per essere venuti. Grazie a te di essere venuta. Capisco. Scambiarsi espressioni di saluto nella maniera, alla maniera degli umani regala una sensazione piacevole. È una cosa irrilevante. Concentriamoci sulla questione presente. Come vi anticipavo ieri, c'è una cosa di cui desidero parlarvi. Ma prima vi pregherei di riunire qui tutti i vostri amici. Qui? Vuoi che ci incontriamo in infermeria? Questo luogo è saturo della cognizione di riposo. Preservare la mia esistenza in una realtà controllata da un individuo come Maruki non è una cosa semplice. Ma tale dispendio di energia è compensato da questo luogo, siccome posso parlarvi di persona. Ah, capisco. Continueremo la conversazione una volta che tutti gli interessati saranno stati convocati. Fino ad allora concederò ai miei occhi un meritato riposo. Un momento, riposo! Lady Lavenza! Piccolina lei! Puffete! Ah, immagino ci tocchi riunire tutti qui. Venite, per favore! Infiltrazione, successo. Sono davvero sorpreso che nessuno ci abbia notati. Considerato che poi io non ho nessunissima scusa per giustificare la vostra presenza qui, siamo molto molto fortunati. Finché ti dimostri disinvolto puoi ingannare sostanzialmente chiunque. Devo ammetterlo però, non mi aspettavo che mi avreste contattato per una cosa simile. Bene, le cose stanno come ti abbiamo detto prima. Accettiamo di collaborare con te. Non è il momento di lasciare che le nostre divergenze personali ostacolino la missione. Ma se dovessi ingannarci di nuovo, sta sicuro che te la faremo pagare cara. Come volete voi. Non che la cosa sfiori i miei pensieri ad ogni modo. Ricordate quel che vi ho detto, no? Condividiamo un interesse comune. Finché Maruki non sarà sconfitto, abbiamo un accordo da onorare. E questa chi è? Si direbbe che siano arrivati tutti. Significa che siete pronti per cominciare? Non dovremmo dirlo noi a te. Ti dispiacerebbe informarci? Sì, vorrei parlarvi di ciò che ha spinto Maruki ad alterare la realtà come la conoscete, nonché la vera natura del suo potere. Sai tutto questo? Lo ammetto, vi sarà un margine di speculazione nelle mie parole, ma molto piccolo. Primo, la situazione della realtà attuale. Credo che Maruki abbia alterato la cognizione delle masse. In sostanza, si pensa che tali alterazioni siano frutto delle sue intromissioni nel memento. Ha modificato il memento? Com'è possibile? Come ha fatto a tornare? Ehi, non dimentichiamoci della nostra esperienza con il metanave e i palazzi di Maruki. Pare che queste cose abbiano un vizio di accadere in barba alle nostre aspettative.
I memento sono la forma della cognizione delle masse. Se quell'uomo è davvero in grado di controllare le cognizioni dei singoli, e se si considera che è riuscito ad ottenere l'accesso al memento, non sorprende che possa aver inciso sulla cognizione di tutti e alterato la realtà stessa. Ah, può davvero aver fatto tutto questo? Cioè, si presume che Maruki abbia il potere di controllare la cognizione, giusto? Esattamente. Quel suo potere di controllare le cognizioni, perché non chiamarlo avveramento? È molto probabile che tale avveramento sia il potere di una persona. In altre parole, quest'uomo di nome Maruki è capace di evocare una persona. Ma è impossibile. Non c'è modo di possedere un contempo una persona e un palazzo. Stabilire quando in Maruki si sia addestrato per la prima volta il suo potere è impossibile. Tuttavia, quando le vostre strade si sono incrociate, è indubbio che stesse utilizzando l'avveramento, anche se potrebbe averlo fatto solo inconsciamente. Anche se quello è il suo subconscio, sta comunque usando una persona nel mondo reale. Perciò il fatto che sia riuscito a far credere a Yoshizawa-san di essere Kasumi-chan è molto probabilmente dovuto all'utilizzo dell'avveramento. Tuttavia, anche supponendo che Maruki possegga le abilità uniche di una persona, come me e Phoenix, dobbiamo ancora stabilire come ha usato quel potere sui memento nel complesso, anziché sui singoli. Giusto, anche se esistesse un qualche tipo di potere in grado di influenzare il memento, sarebbe a un livello mai visto prima d'ora, impossibile per una persona sola. Hai ragione, modificare la realtà solo col pensiero è una cosa che si addice più ad una divinità. E se fosse diventato un dio? Cosa? Il dio del controllo. Infatti, l'essere sconfitto nel memento era un falso dio a cui le masse si aggrappavano invano. È facile desumere che Maruki abbia semplicemente preso il posto del falso dio alla sua scomparsa. Preso il suo posto? In che senso? Stai dicendo che adesso la società considera il Doc una sottospecie di divinità o una cosa simile? Ora, i ladri hanno ottenuto il sostegno delle masse dopo aver sconfitto tale dio del controllo. Ne deriva che le masse si sarebbero dovute rivolgere ai ladri per primi come loro salvatori. In tal caso, perché si sono invece rivolte a Maruki, che non ha fatto nulla rispetto ai ladri? Ah. Le masse sostenevano i ladri fantasma, non Maruki. Un momento, che cosa? Che significa? Non abbiamo mai desiderato nulla di simile. Ne sei proprio sicuro? Probabilmente perché l'abbiamo desiderato. Che cosa? Dopo aver sconfitto il falso dio, abbiamo desiderato un mondo come quello di Maruki. E detto fatto, io non ricordo di aver espresso alcun desiderio con voi e il Doc. Mai avuto una chance simile. E se fossero state le consulenze? Non puoi cambiare il passato, ma vuoi ancora andare avanti camminando a testa alta? Il succo è questo. Sì, sembra giusto. Ecco, sarebbe stato meglio se non fosse successo nulla di tutto questo, ma... Beh, non importa il percorso che dovrai prendere per arrivarci. Spero che il tuo amore per l'atletica possa comunque esserti d'aiuto. Grazie. Si direbbe che siete tutti caduti nella tela del ragno. È impossibile stabilire quante di quelle situazioni siano state architettate da quell'uomo. Tuttavia il risultato non cambia. Il desiderio dell'avveramento è stato seminato nei vostri cuori. Pertanto non ho dubbi che siano i vostri stessi desideri all'origine dell'alterazione. Perciò è tutta colpa nostra, eh? E siamo stati sempre noi a rivelargli l'esistenza del mondo cognitivo. Mettiamo fine a questa storia. Giusto, combattiamolo. Se è davvero tanto tutta colpa nostra, è nostro dovere sistemare le cose. Sì, questi retroscena non cambiano ciò che dobbiamo fare. Molto bene, allora permettetemi di proseguire. Questo mondo si trova in una condizione altamente instabile. Il giorno in cui il dio del controllo ha fuso il memento con il mondo reale, siete stati voi a revocare la fusione e ora i due mondi stanno cercando di riequilibrarsi. Perciò, quando il mondo è tornato a uno stato in cui la fusione con memento non è stata del tutto arrestata, questo spiega perché il palazzo di Maruki era visibile ad Odaiba. Anche adesso Maruki continua a influenzare questo mondo nei punti in cui i confini sono labili. Per quanto lento possa sembrare, porta avanti l'avveramento del mondo delle masse nel suo insieme. Se ciò dovesse procedere, la realtà si fonderebbe di nuovo col memento e i due mondi diventerebbero uno. E quando ciò accadrà, chiunque si trovi nel falso mondo non potrà più destarsi da quello originale. No!
Ma la questione non si limita alle sole masse. Sebbene voi siate capaci di evocare le persone, sarebbe quasi impossibile sfidare Maruki in un mondo totalmente sotto il suo controllo. Per chiarire, una volta conclusa la fusione dei due mondi, non avrete più speranze di successo. E ho ragione di credere che tale fusione si concluderà nel giro di un mese. Abbiamo solo un mese. Se la memoria non mi inganna, la data stabilita dal dottor Maruki era il 3 febbraio, dico bene? È possibile che abbia scelto quel termine basandosi sulla conclusione dell'avveramento? È possibile. Già. Se è così, non abbiamo altra scelta che rubare il suo tesoro prima di allora. Dovremmo sgombrare un percorso di infiltrazione entro il 2, per poi inviare la nostra lettera di sfida. Allora, nella data stabilita, dovremmo probabilmente affrontare Maruki. Permettetemi di realizzare la lettera di sfida. Sarà certamente l'ultima. Metterò il mio cuore e la mia anima nella sua creazione. Sai, sia come sia, ci sono ancora delle questioni irrisolte. Vuoi dire il Metanav? Esatto. Qual è il problema con il nome del palazzo? Non sembra influenzare le funzioni dell'app, però... Anche questo deve essere frutto della cognizione di Maruki. Deve aver saputo che siete in qualche modo capaci di infiltrarvi nel metaverso. Finché permetterà la vostra esistenza, anche i vostri metodi di infiltrazione si manterranno. Tuttavia deve aver temuto che scopriste la sua identità di signore del palazzo. Forse in conseguenza di tale sentimento il suo nome è stato occultato. Ma in tal caso, perché Maruki non ci ha semplicemente rimossi dall'esistenza? Perché vuole salvarci. Maruki ha detto che vuole che accettiamo il suo mondo. Il suo avveramento può giovare a lui e a noi. Forse davvero non vuole combatterci. Mi spiace, anche se sistemerebbe ogni guaio, non posso proprio accettare un mondo gestito così. Domani daremo inizio all'infiltrazione, d'accordo? Va bene. E tu, ci stai? Davvero lo chiedi anche a me? Ovvio, coso. I ladri fantasma non entrano in azione se il voto non è unanime. E va bene, allora. Sapete già che non intendo accettare il mondo di Maruki a ogni modo. Allora è deciso. Un attimo, e per quanto riguarda Yoshizawa-san? Anche se non l'abbiamo convocata come membro dei ladri, la cosa riguarda certamente anche lei. Beh, potremmo spiegarle la nostra situazione una volta che si sarà riconciliata con la sua. Cosa farà poi con quelle informazioni? Beh, dipenderà soltanto da lei. Esatto. Se con questo è tutto, io torno a vegliare su di te, Trickster. Quindi, indicami la via che hai scelto per l'umanità. Ciao, me ne vado. Eccola lì, non serve neanche che gli diciamo nulla, ci ha spiato, quindi. Ehi, ciao. Io cosa, Sumire? Hai visto Yusuke Ohakechi venire dentro, Immagino che possiamo chiudere per stasera. Ehi, appena finisci di lavarli, puoi andare tranquillamente a dormire. Buonasera. Yoshizawa. Accomodati. È qui per te, giusto? Lascia pure perdere lì, ci penserò io a finire. Scusa se sono venuta così tardi. E grazie per il caffè. È buono. È delizioso. Ti spiace se mi tolgo subito il peso? Grazie. Dunque, sarò sincera. Oggi vi ho visti andare tutti in infermeria. E diciamo che ho rigliato la vostra conversazione. Riguardo l'avveramento. Avete tutti stabilito il percorso che volete intraprendere e siete così sicuri di voi. Mentre io semplicemente... Come ha detto il dottor Maruki, io sono fuggita dalla verità. Non riuscivo a sopportare il fatto che Kasumi fosse morta a causa mia. La mia memoria è ancora confusa, ma anche quando ho ricordato di essere Sumire, non volevo accettarlo. Scappavo dalla realtà in cui Kasumi era morta e in cui avrei dovuto vivere per lei e non come lei. Che tra l'altro, è vero che Maruki ha realizzato la realtà in cui lei vuole essere Kasumi, ma perché non fare come ha fatto con Futaba, creare la realtà in cui Kasumi è ancora viva? Avrebbe sistemato le cose in modo più facile. Vuoi ancora fuggire? No.
Come dicevo, ho capito una cosa, vedendo l'impegno di voi tutti per andare avanti. Non posso più fuggire in questo modo. Ma, ora che Kasumi non c'è più, non ho idea di cosa fare. Phoenix Senpai, cosa dovrei fare? Sei tu a decidere, non io. Oh. A volte sai essere davvero inflessibile, Phoenix Senpai. Ma hai perfettamente ragione. Devo ringraziarti per avermi permesso di sfogarmi con te. Non sono ancora sicura di cosa devo fare, ma intendo pensarci ancora più seriamente. Devo capire cosa fare della mia vita. Grazie. Domani andremo al palazzo. Ci riprenderemo il mondo reale. Riscrivere la realtà. Non avrei mai pensato che ciò fosse possibile. Non solo, ma il signore di questo palazzo è in grado di evocare una persona. Non ha per niente senso. Riconosco un cheater quando lo vedo. Parliamo del fatto che anche Futaba, entrata nel suo stesso palazzo, aveva un palazzo ed ha comunque evocato una persona. Non è implausibile la cosa. A questo punto è praticamente un dio, giusto? In confronto Shido sembra robetta da poco. Dobbiamo formulare un piano. Ben detto, dovremmo incontrarci domani. Buona idea. A proposito, come dovremmo contattare Akechi? Beh, basta riaggiungerlo alla chat del gruppo, no? Già, sarebbe più rapido. Aggiungiamolo. Va bene, ci penso io. Grazie. Manca un mese. Dobbiamo formulare un piano, il tempo passa in fretta. Quindi domani penseremo a come fare, allora. Andiamo a dormire. Non sarà facile, non abbassiamo la guardia. Ok, dormiamo allora. Morgana ha risvegliato per la terza volta la sua persona. Oggi si va al palazzo, giusto? Mi sembra una buona idea, ma non dobbiamo avere fretta. Già, sinceramente dobbiamo andare lì se vogliamo concludere qualcosa. Sono d'accordo, a te va bene, leader. Meglio fare attenzione. Certo che sì, ci pensiamo noi. In tal caso, vediamoci al ritrovo dopo la scuola. D'accordo, vediamoci al ritrovo dopo la scuola. Dovremmo dirlo a Yoshizawa. Beh, forse è meglio lasciarla in pace. Dì agli altri di venire al ritrovo. Dobbiamo discutere la cosa prima di infiltrarci nel palazzo. In pratica io non ho decisione, fate tutto voi. Dovremmo essere tutti, iniziamo. Il 3 febbraio è la data stabilita da Maruki, avremmo già dovuto trovare il tesoro. Tra l'altro, Sojiro in questo momento non sa nulla della situazione. E in teoria non dovrebbe sapere nulla. Una volta superata quella data sarà la fine, ne siamo tutti consapevoli, vero? Per essere più precisi dovremo trovare la strada entro il 2 febbraio. Anche questo è un modo di vederla, è bello che te ne sia ricordato. Ovvio, non sarebbe male sgombrare la strada il prima possibile. Però dobbiamo essere prudenti, non sappiamo cosa ci aspetta. Già, il dottor Maruki è potente quasi quanto un dio. Dubito che filerà tutto liscio, meglio non abbassare la guardia. E allora tutti nel palazzo. Ah? Ma quella è... Ciao, salve a tutti. C'è qualcosa che non va? State andando a combattere il dottor Maruki, vero? Vi prego, portatemi con voi. Ma non può entrare vestita in quel modo. Puffete, per favore, sono stufa di fuggire. E ora mi trasformo. Non posso continuare ad appoggiarmi a persone come Phoenix Senpai. Voglio vivere come Sumire. Ora sono colpito. Io dico che se la caverà la grande qui. Facciamolo. Grazie. In tal caso dobbiamo trovarti un nome in codice. Un che? Non sarebbe giusto se fossi l'unica a batterti col tuo vero nome, no? Oh, hai ragione. Joker, hai qualche suggerimento? Body, appetito, Violet. Il nome è l'unica nome preciso. Oh, hai ragione. In inglese Sumire si traduce con Violet. Sì, mi sembra perfetto. Violet. Sì, vada per questo. Eccellente. Però ricordate, è Violet, non Violent. Violet. Sì, grazie per il chiarimento. Sono circondato da una banda di stolti.
Sono io. In inglese però dice una banda di idioti lui, non stolti. Sono stati un po' troppo gentili. Abbiamo finito, credo sia il caso di muoversi. Lo sappiamo, diamine. Forza Violet, si va in scena. Sì. Allora, per quanto mi piacerebbe usare sia Keci che Sumire, dobbiamo farli livellare. E adesso cosa possiamo fare? Prima di tutto dobbiamo trovare una strada per il tesoro. Per rubarlo dobbiamo però sapere dove si trova. Ma abbiamo già controllato gran parte della mappa. A quanto pare dobbiamo addentrarci di più nel palazzo. Un momento, fatemi dare un'occhiata veloce. Qui c'è una porta di sicurezza bloccata. Credo che sia il posto migliore da dove cercare. Il problema è che rilevo i segnali di ombre piuttosto strane. Fate attenzione. È davanti all'auditorium. Andiamo. Perfetto. Oh, ma guarda, è tornata la porta.